Ecco, sono partite le immagini dal nostro elicottero, una delle novità di questa nostra trasmissione, la sperimenteremo per la prima volta tra poco, è appunto l'elicottero che ha a bordo per la prima volta una postazione audio-video. Si tratta di un elicottero Lama 900 cavalli della ETI, il suo pilota è il comandante Ariù, il capotecnico Giannone, il nostro cameraman è Santoro, il tecnico del suono Massa e infine a bordo il nostro collega Ezio Zermiani, con il quale tenteremo di collegarci da poco per verificare se anche dall'alto di questo magnifico parco di Monza sarà possibile seguire in parte la telecronaca della corsa domani, allora quando avremo necessità di verificare dall'alto, soprattutto nella parte libera del percorso, come vanno le cose. Ed ora le immagini dai box, a te Mario Poltonieri. Grazie Beppe, vediamo la situazione mentre è inquadrato Gilles Villeneuve che si prepara ancora una volta a cercare di ottenere il miglior tempo. In questo momento sta parlando attraverso l'interfonico che serve un po' a non far sapere i propri discorsi agli avversari, un po' a coprire il rumore dei motori che stanno attorno e si hanno dietro le spalle. Sta discutendo col tecnico Tomaini sulle ultime, diciamo, sugli ultimi accorgimenti da prendere per cercare di migliorare il proprio tempo. Come vi ha anticipato Juan Manuel Fangio poco fa, Reutemann è riuscito nell'exploit di inserirsi fra le due Renault turbocompressore, tra Arnoux e Prost. Vi dico francamente che sto ancora aspettando i tempi ufficiali, perché come forse avete avuto occasione di vedere nelle prove di ieri che vi abbiamo trasmesso nella nostra trasmissione speciale delle prove del Gran Premio d'Italia che si disputa a Monza, le vetture prima di rientrare al box devono passare sul piano dove si verifica che la vettura in quel momento sia ad almeno 6 cm da terra nel suo punto più basso al di fuori delle ruote. Questa verifica naturalmente effettuata dai commissari viene poi comunicata alla direzione di corsa, la quale la trasmette ai cronometristi che devono eliminare i tempi che sono stati ottenuti dalle vetture irregolari prima della misurazione. Questo richiede un certo controllo ed ecco perché vi dicevo i tempi di cui parleremo, fino a quando non vi dirò che sono quelli ufficiali, sono tempi che vanno presi con beneficio di inventario. Arnoux dunque, che ieri aveva girato in 1.34.042, oggi ha migliorato ulteriormente il suo tempo girando in 1.33.467, migliorando quindi ulteriormente il record, andando cioè oltre i 222 orari. Vedete che adesso la regia ci dà in sovrimpressione sulle immagini delle prove i tempi dei primi 15, che se non vado errato sono elencati dal primo al quindicesimo nell'ordine dello schieramento finale di partenza, quindi con Reutemann in seconda posizione, ma nella colonna numero 1 con scritto tempo 1 è indicato il miglior tempo di ieri. Così si vede la combinazione tra chi è stato più veloce ieri e chi è stato più veloce oggi. Leggiamo la colonna numero 2, che dovrebbe essere quella dei migliori tempi. Arnoux dunque 1.33.467, Reutemann, che ieri era fermo 1.35.153 terzo tempo, oggi ha fatto addirittura 1.34.140, togliendo un secondo abbondante al suo tempo. Alchimia di gomme, direbbe Pironi, come aveva già accennato ieri. E proprio perché parliamo di alchimia di gomme, vi dico subito che se restate al televisore, dopo vi faremo avere un'anteprima assoluta, se così si può dire. Abbiamo portato qua uno dei tecnici dei pneumatici delle squadre corsa degli anni passati, adesso non più legato a una marca, che si può quindi permettere di fare una cosa che non ci sarebbe altrimenti consentita, e cioè aprirvi un pneumatico e farvi vedere come sono fatte queste gomme da corsa. Con alcuni colleghi della stampa specializzata discuteremo delle caratteristiche di queste gomme, vedremo in che cosa sono uguali, in che cosa sono diverse rispetto alle gomme delle nostre macchine da turismo di tutti i giorni. E torniamo sul commento allo schieramento di partenza, che si deve considerare ormai definitivo. Non ci sono più prove prima del Gran Premio che comincerà domani pomeriggio, o per meglio dire avremo le cosiddette prove libere, il warm up, in cui si controlla in circa mezz'ora domani mattina se le vetture preparate durante la notte hanno avuto tutte le viti messe al posto giusto. Stanotte molti cambieranno i motori, cambieranno i cambi, cambieranno altri particolari, chi l'ha rotto e anche chi non l'ha rotto perché vuole avere un motore fresco. E quindi necessario verificare che la vettura sia stata montata ad hoc. Ebbene, questa verifica si fa appunto alla mattina. Intanto la sovrimpressione vi dà i tempi del secondo gruppo, dal sedicesimo al trentesimo. Noterete che al sedicesimo posto c'è De Cesaris, a cui hanno tolto la S,
che ieri non ha provato, ecco che non c'è il suo tempo, infatti, e che oggi ha fatto 1:37:019, un buon tempo se si considera che ieri non ha potuto provare per l'incidente subito durante l'ora e mezza di prove libere della mattina. Dietro lui Civer, Jarier, Daly, Patrese, Borgo, Dalboreto, Hendon, Salazar, che sarebbe l'ultimo dei qualificati. Infatti sapete che in base ai regolamenti e agli accordi tra FIS e FOCA quest'anno possono partecipare 30 concorrenti alla prova e di questi solo 24, 20 nel caso del circuito di Monte Carlo che è più piccolo, corto e stretto, possono prendere la partenza. Rimarrebbero quindi esclusi Surer, Gabbiani, Warwick, Storr, Rosberg e Serra. Uso sempre il condizionale perché, come dico, sono in attesa che dal servizio ufficiale mi vengano portati i dati definitivi dello schieramento di partenza. Vedete inquadrate in questo momento l'Alfa Romeo di Mario Andretti. L'Alfa Romeo corre ancora con il motore 12 cilindri, 3 litri di cilindrata, ma sapete che prossimamente proverà in pista il nuovo motore a turbocompressore. Infatti anche la casa milanese del Portello ha scelto questa soluzione tecnica, avviata 4 anni fa dalla Renault nel campo specifico della Formula 1, ripresa quest'anno con notevole successo se si pensa alle vittorie di Monte Carlo e della Spagna dalla Ferrari, che sta preparandosi alacremente per avere un campionato vincente l'anno venturo e che altre case stanno seguendo. In particolare la Brabham ha una sua versione BMW. Questo è Jean-Pierre Jarier. Jean-Pierre Jarier con la Osella ultimo tipo, macchina che ha fatto un Olafiorano alcuni giorni fa e le prove di ieri, ha ottenuto il 18° tempo finale con 1:37:264, un tempo più che soddisfacente per una creatura completamente nuova, affidata peraltro a un pilota di grande esperienza. Infatti Jarier è uno dei 5 piloti che prendono il via in questo Gran Premio d'Italia 52esima edizione, sessantennio per l'autodromo di Monza, ad aver disputato più di 100 Gran Premi. Vedete Palazzoli, direttore sportivo della Osella, se avete seguito la trasmissione di ieri li abbiamo avuto in studio anche lui, sta parlando appunto con l'espertissimo pilota francese, un pilota che non ha avuto una carriera molto fortunata, che è passato di casa in casa, si potrebbe quasi dire, non in termine scortese o sgradevole, un mercenario della Formula 1, che però quando è andato in una squadra ha sempre ottenuto i migliori risultati. E adesso credo che la regia vi possa dare in sovrimpressione la griglia di partenza per le prime file. Aspettiamo comunque di averla, la vedo in un monitor di studio mentre credo la stanno provando. Io pregherei la regia, appena possibile, di darci questa griglia di partenza soprattutto per le prime file, mentre vedete passare alla prima chicane Riccardo Patrese. Ecco la griglia di partenza. Reutemann dunque ce l'ha fatta ad essere in prima fila a fianco di Arnoux, il quale ha dietro di sé il compagno di squadra Prost, mentre Laffite si è inserito in quarta posizione e quindi si ripropone come uno dei candidati alla vittoria, avendo avuto un finale in crescendo di campionato con la sua Ligier Talbot con motore Matra 12 cilindri, soluzione pari a quella ancora dell'Alfa Romeo. Jones si deve accontentare della terza fila, come pure Piquet, che ieri aveva il quarto tempo e che adesso è sceso al sesto. Evidentemente alla Williams, dato che i pneumatici sono simili, sono riusciti a ottenere qualcosa di più della Brabham. Dietro abbiamo Watson e Pironi. Watson con la McLaren ultimo tipo è sempre uomo temibile. Il vincitore del Gran Premio d'Inghilterra di quest'anno, infatti, su questo circuito di Monza si è sempre comportato molto bene. Al suo fianco Pironi con la prima delle due Ferrari. Dopo la sfortuna di ieri, Pironi è riuscito a scavalcare Villeneuve, che è schierato con Giacomelli, che ha migliorato sensibilmente l'exploit di ieri. Ma vedo adesso Beppe Berti in studio, che vuole evidentemente intervenire. A te, Beppe. Sì, grazie Poltronieri. È un avvertimento anche per gli ascoltatori. Questa trasmissione è in lieve differita. Come sapete, le prove cronometrate si sono svolte tra le 13 e le 14, quindi alterneremo la sintesi delle prove con dei collegamenti in diretta. In questo momento ci chiede la linea dei box Lino Ceccarelli e sospenderei per un momento la sintesi di Poltronieri. A te, Ceccarelli. Possiamo avere l'audio? Beh, è finito il collegamento, allora io ridarei la linea a Poltronieri, se Poltronieri è pronto.
siamo in attesa di riprendere dalla regia le fasi salienti delle prove cronometrate. Come vi dicevo poco fa, interromperemo ogni tanto i filmati per collegarci in diretta. A questo proposito prego la regia di sapermi dire quando è che l'elicottero è in grado di collegarsi con noi, e proverei la linea con Ezio Zermiani anche a titolo di sperimentazione per quanto riguarda il servizio abbastanza più complesso che abbiamo programmato per domani. Quando Zermiani è pronto potete passarmelo avvertendomi. La linea di nuovo a Mario Poltronieri per la sintesi delle prove. A te Mario. Grazie Beppe, ritorniamo sulle immagini che avevamo in precedenza e vorrei rivedere quella griglia di partenza che sollecitamente ci aveva offerto la nostra regista. Chiedo scusa. La nostra regia, ho detto regista perché pensavo a Loredana Rossini che ci sta organizzando tutta la parte che riguarda le sovrimpressioni. Ecco dunque la griglia di partenza, eravamo a Villeneuve e Giacomelli schierati in quinta fila, un exploit per l'Alfa Romeo che ieri francamente non era andata molto bene, e quindi De Angelis e Mansell con le due Lotus sono entrambe sulla stessa fila, la sesta. Beppe. De Angelis è stato scavalcato da Giacomelli. A questo punto io sento chiamare Ceccarelli e vorrei pregarlo di aspettare solo un minuto, il tempo che finiamo la griglia, dopodiché gli diamo la linea, veramente un minuto. Abbiamo in settima fila Andretti e Rebacche, quindi in ottava Tambè e De Cesaris. Tambè non è andato molto bene se pensiamo che Lafitte è in seconda fila. Quindi Civer e Jarier in nona, Deli e Patrese in decima. Patrese è stato sfortunato direi in queste prove di un gran premio al quale teneva molto. Quindi Borgud e Alboreto, e in ultima fila Hampton e Salazar. E a questo punto salutiamo da sportivi la prima qualificazione della Toleman con Brian Hampton, campione europeo di Formula 2 dello scorso anno. E a questo punto io darei la linea a Ceccarelli ai box. Ecco Mario, abbiamo ripristinato il circuito audio. Qui vicino a noi è René Arnoux che ha conquistato per la quarta volta nella stagione la pole position, quindi partirà domani al palo. E per la sesta volta la Renault Turbo è appunto la più veloce nelle prove di qualificazione. Subito un commento a caldo a René Arnoux. Io sono molto soddisfatto di avere la pole position e anche soddisfatto di aver fatto la pole position a Monza, perché non sono italiano, però ho lavorato 2 anni in Italia, a Torino, dalla squadra Corse Conero. Siamo venuti molte volte a fare delle prove qui. È un circuito anche che mi ha sempre piaciuto e sono abbastanza contento. Dove pensi di cogliere la tua prima affermazione domani? Speriamo bene domani per la gara, solo che la gara è sempre lunga. Però ho fatto delle prove stamattina con il pieno di benzina, come alla partenza, all'inizio della gara. E la mia macchina va bene anche con il pieno, speriamo bene. Ecco, diciamo che la pista è la temperatura ideale per il turbo. O non esattamente? Se la temperatura ideale sarebbe come stamattina, faceva un po' fresca e non troppo calda, è sicuro per il motore è molto meglio, però anche un tempo così non è sicuro che perdiamo un po' di potenza, ma poco. Quindi non parti con la paura quando conquistavi le prime pole position e poi la macchina si fermava a metà strada? No, sono come si dice, confiante. Molta fiducia? Sì, molta fiducia, perché abbiamo lavorato molto. È sicuro che è possibile di avere un problema, ma non penso. Spero di essere il mio giorno domani. Perfetto, in bocca al lupo a René Arnoux e per questa sua affermazione alla Monza, diciamo. E adesso qui vicino a noi abbiamo visto il presidente dell'Alfa Romeo, Ettore Massacesi. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Diciamo che 30 anni fa l'Alfa Romeo ha conquistato qui con Fangio il suo primo titolo mondiale. Ora l'Alfa Romeo deve molto a questo titolo mondiale per la sua immagine sportiva. A questo e agli altri titoli mondiali. Diciamo con deve questo primo ancora molto, con certo. Fangio. Ecco. Quindi si è aperta un po' una strada sportiva nella casa Alfa Romeo. Cosa può aggiungere da lei in rapporto naturalmente alle prestazioni delle Alfa Romeo di oggi? Beh, questo è stato un anno un pochettino difficile per noi, non c'è dubbio. L'anno scorso si era chiuso con una promessa che era quella di Watkins Glen, che purtroppo non si è mantenuta quest'anno. Attualmente le cose stanno leggermente migliorando, ma nell'ambito di una competitività che si esaspera ogni corsa di più. Anche i tempi vanno e vengono ogni gara e ogni prova.
speriamo che questa volta si consolidino in una sola direzione, nella direzione del miglioramento. Ecco, già Giacomelli comunque è andato piuttosto bene in questa seconda prova. Appunto, noi abbiamo avuto in parte problemi di macchina che non era sufficientemente sviluppata e in parte, lo possiamo dire, non molta fortuna. Sì. Se per esempio ieri non avessimo avuto la sfortuna di qualche inconveniente tecnico, ieri c'erano le condizioni per fare dei tempi migliori, oggi è più caldo, quindi la pista rendeva meno più difficile. Lei non è convinto? No, certo, è aumentata la temperatura, quindi forse un po' tutti ne hanno risentito. Comunque c'è stato un miglioramento, c'è stata una ripresa di Giacomelli che da qualche tempo non riusciva. Diciamo che attendiamo ancora qualcosa dalle prove non cronometrate di domani mattina. Ma io soprattutto spero di potermi attendere qualche cosa dalla gara di domani, naturalmente non abbiamo ambizioni impossibili. Quindi si tratta di fare solo un gran premio... Un dignitoso. Dignitoso, sì. Esatto. La ringrazio. Grazie. Presidente, buongiorno. Dunque, sì. Ecco Bruno Giacomelli, eccolo laggiù. Ecco, puoi seguire qui, inquadrare Bruno. Bruno Giacomelli con il suo decimo tempo è il migliore dei piloti italiani. Giacomelli, complimenti, abbiamo atteso ieri la tua venuta ai box per augurarti buon anno, perché l'anno scorso, buon compleanno naturalmente, l'anno di fatto hai compiuto 29 anni. Bravo, purtroppo sì. Hai debuttato qui a Monza nel 77, sì. E oggi hai ottenuto il decimo tempo, che è il migliore degli italiani. Quindi diciamo che cosa ti puoi attendere dalla gara di domani? Ma non so, perché il decimo tempo non è che dica molto. Comunque il mio obiettivo è quello di arrivare nei primi sei e cercherò di fare una gara, non dico di attesa, ma vorrei riuscire a conservare la mia posizione almeno fino a metà gara. Ecco, diciamo che c'è sempre un confronto indiretto, se vogliamo, con Andretti, che è un po' il padre putativo della squadra e dei piloti in genere. Come giustifichi il tempo di Andretti un po' indietro? Ma le due macchine che abbiamo usato oggi non erano uguali e in passato è stata così anche, diciamo, il Gran Premio d'Austria e il Gran Premio d'Olanda, capisci? Cioè le macchine non erano uguali. Comunque io faccio sempre il possibile, cerco sempre di stare davanti a lui cerca di stare davanti a me. Per quello che hai fatto oggi ti auguriamo veramente che domani tu possa essere di nuovo in pista. Domani vediamo, comunque sono abbastanza contento di quello che ho fatto oggi, non tanto per la posizione ma per lo scarto che c'è con quelli davanti a me. Non parlo dei motori turbo, perché il turbo qua a Monza era favorito, si sapeva già che sarebbe andato forte. Parlo degli altri motori aspirati e la differenza non è molta, insomma. Tutto sommato la mia macchina ho avuto solo modo di usarla oggi, perché ieri dopo sette giri avevo rotto il motore, dunque molto lavoro che doveva essere fatto ieri è stato fatto oggi, ma due ore e mezza sono poche. Quindi anche per domani comunque ci sarà qualcosa da rifinire in mattinata prima. Ma oramai fare modifiche è un po' difficile, comunque faremo ancora qualcosina domani mattina. Riccardo Patrese oggi è andato meno bene di ieri. Il suo è il ventesimo tempo, quello di oggi, vero? Esatto. Come possiamo giustificare questo calo di rendimento? Penso che abbiamo avuto un po' di problemi generali, non sappiamo neanche noi, perché siamo andati molto più piano delle prove che abbiamo fatto la scorsa settimana, quindi è un po' un'incognita, sono cose che capitano. E adesso per domani io spero di essere in una condizione migliore per la corsa, senz'altro. Però diciamo che c'era anche una certa attesa per quello che potevano fare le due nuove gomme, le Pirelli, qui su questa pista. Ma mi pare che i risultati parlino un po' da solo. Complimenti ancora a Patrese per meglio figurare domani. Nell'imminenza dell'entrata della medicina... Patrese, Riccardo! Della medicina... Le gomme. La parola a Poltronieri. A Poltronieri, che prega la regia di cominciare con le sequenze filmate che riguardano appunto questi strani personaggi, questi che si continuano a chiamare curiosamente accessori e sono elementi determinanti del risultato.
Vedete dunque le gomme, si misura la pressione, una pressione che, ecco, noi siamo abituati ad averla attorno ai 2, qui siamo sullo 0,9, quindi sono pneumatici a bassa pressione. Vedete, sono dei tubeless, ma anche di questo poi parleremo. Ma credo che la cosa più interessante non sia tanto quella di dirvi queste caratteristiche tecniche che verranno fuori via via, quanto di farvi vedere come sono queste gomme. Sembrava un discorso facile, in realtà ciascuna delle fabbriche di pneumatici ha i suoi segreti. Abbiamo chiesto l'uno, abbiamo chiesto all'altro, abbiamo chiesto alla marca nazionale e ci hanno fatto capire che tutto sommato quel che ci potevano far vedere era lo stampo del pneumatico. Il segreto, come era fatta dentro, non lo potevamo sapere. A questo punto che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato uno dei vecchi amici del paddock della Formula 1 che adesso si è messo in proprio, lavora sulle vetture da turismo, Tony Ferriero, Tony Ferriero, avellinese di, si potrebbe dire ormai, passaporto inglese, che è stato per lungo tempo il direttore logistico, se così si può dire, della grande marca americana che fornisce ancora adesso pneumatici, per esempio alle Williams e alle Brabham. A parte il fatto che io vorrei sempre domandare a Tony, ma forse verso la fine dell'intervista glielo domanderemo, se è stato corteggiato per avere gomme più valide o non più valide, e di questo parleremo. Io vorrei che Tony cominciasse a spiegarci quanto pesano queste gomme, pressapoco tra anteriori e posteriori, quali sono le caratteristiche che li differenziano rispetto ai pneumatici da turismo. Ecco, dici Tony qualche cosa, intanto che vedi le immagini dei tuoi ex colleghi che lavorano. Quelli un Ferrari, adesso monta in pneumatici Michelin. Quella è... cioè, non so, a me... la posso guardare anche lì. Insomma, c'è molto lavoro da fare con i pneumatici, prima di tutto misurare il diametro, e poi la pressione dipende dai circuiti, diciamo più di tutto la temperatura, perché molti circuiti fa molto caldo, molti circuiti fa molto freddo. Che altro volete sapere? Scusa Tony, preghiamo la regia di interrompere un momento mentre stiamo vedendo un'operazione peraltro importante, cioè la misurazione della temperatura del pneumatico, che va fatta in vari punti per vedere appunto se l'area d'appoggio durante la gara è uguale dappertutto. Vi dico perché ho vicino una turbolenta collega, io volevo farla venire qui come madrina per ingentilire questa operazione pneumatici e lei mi ha detto: ma che madrina, madrina, io sono una collega come te. Stavo facendo l'intervista a Nelson Piquet. Eleonora Vallone, dici che è successo? Niente, mi hai interrotto tu, io stavo facendo un'intervista splendida, ero arrivata al punto di fargli dire delle cose che non ha mai detto e poi improvvisamente è arrivato uno e ha detto: deve scappare, deve parlare con Pottonier. E vabbè, ecco, adesso devo ritornare alla carica dopo. Tornare alla carica dopo, concedimi almeno qui di, non dico starti davanti, ma essere un po' considerato. E a questo punto, visto che mi hai trattato così male, allora ti affido a Beppe Berti, se vuoi passare al reparto degli ospiti meno tecnici, con un meraviglioso defilé in questo studio di 1 metro quadrato, puoi andare fino al nostro posto e io invece mi prendo in carico Eugenio Zigliotto, giornalista tecnico abbronzato quasi come te, ma forse non altrettanto valido sotto il profilo estetico. Vieni Eugenio, grazie. No, sono veramente molto triste, a me tocca sempre il tecnico. Ronieri. Siamo veramente degli sfortunati. E a questo punto, mentre Eleonora s'accomoda vicino a Beppe Berti, farei ripartire le immagini, ma potremmo tra poco poi, Tony, entrare nel vivo in quella che era la parte clou della nostra trasmissione, e cioè vedere come sono fatte dentro queste gomme. Vi dico subito, ve l'avevo detto prima, sono delle tubeless, cioè sono gomme che sono senza camera d'aria, o per meglio dire la camera d'aria è nella parte, diciamo così, morbida, incollata all'interno del pneumatico. Ma il vero segreto è sotto il battistrada che, come vedete, è liscio perché ci sia una maggior area di appoggio. Ecco, a questo punto Tony, però spiegaci una cosa, ecco, come mai le macchine da turismo hanno i battistrada scolpiti e questi possono avere i battistrada lisci per l'asciutto? Sì, ecco, perché una macchina da turismo non può portare sempre il slick, altrimenti un slick andrebbe molto
bene anche su una macchina da turismo. Andrebbe bene, ma dura poco. Perché dura è una poco, ma che si potrebbe fare anche una mescola abbastanza dura che dura diciamo ugualmente, però poi quando c'è un po' d'acqua, piove, dovrebbe avere le quattro ruote di scorta. Giusto, e fermarsi a cambiare le ruote. A cambiare le ruote, ecco. Sì. A questo punto avevamo, come dico, invitato Eugenio Zigliotto come giornalista tecnico, come un altro dei decani, se così si può dire, che seguono questo circo della Formula 1. Tu, Eugenio, hai visto quando si è cominciato con le gomme, direi quasi a disco, in un documentario che abbiamo stato in precedenza, si vedeva negli anni 60-65 le macchine che arrivavano dal rettilineo Ascari fino alla parabolica con queste gomme sottilissime, faceva un effetto vedere queste immagini rispetto a oggi. È cambiato via via. Ecco, tu come hai vissuto questa storia delle gomme che si allargavano? L'ho vissuta passando appunto da un'epoca in cui le gomme avevano il 10% di importanza nel complesso uomo, macchina, o parlando tecnicamente nel complesso motore, telaio, cambio, e siamo arrivati a quello che mi diceva pochi minuti fa un tecnico della Michelin. Oggi la gomma è almeno il 40% nella prestazione di una macchina e ovviamente di un pilota. E d'altronde lo hanno confermato i piloti, non so se qua avete già avuto modo, penso di sì, nelle interviste precedenti, io nelle interviste ai box. Il pronostico per domani da René Arnoux, che ha un secondo di vantaggio su tutti, a Salazar, ultimo qualificato, non si azzardano a fare pronostici perché dicono tutti una stessa risposta. Dipende dalle gomme. Qui a Monza le gomme sono fondamentali e fondamentale la scelta delle gomme. Lo stesso Arnoux ha detto: se indovino le gomme vinco. Villeneuve dice: se indovino le gomme posso fare una bella corsa. Cioè il tema è unico qua a Monza da parte dei piloti: se indovino le gomme per la gara. Ecco, gomme che, come vi dicevamo, hanno due caratteristiche fondamentali al di là di questa enorme sezione dovuta al fatto di desiderare di aumentare l'area di appoggio, perché si devono scaricare a terra i 500 cavalli di una monoposto di Formula 1, e cioè il tipo di mescola, e qui ci vuole l'abilità di scegliere. Ecco, Tony, quando tu decidevi che gomme dare, che cosa ti dicevano a proposito delle temperature, delle scelte, eccetera? Cioè, noi guardavamo prima le temperature e tutto, anche molto importante la pressione, perché se salivano vuol dire che è molto caldo, e poi in base a questo consigliavamo ai piloti e tutto cosa dovevano usare, perché molte volte andava bene una gomma, però non per tanti giri. Ecco, loro volevano correre, molte volte volevano anche rischiare di correre con quella gomma lì che poi a metà gara si avrebbe finita. Invece noi eravamo quelli lì a insistere di correre con quella lì perché doveva finire la gara. Certo, naturalmente, è quello che un po' succede, sì. Vi faccio un esempio che va sulla pratica delle vetture di tutti i giorni, con i manuali di istruzione. Quando prendi il manuale di istruzione di una macchina da turismo della casa ti dice pressione 1,8, poi parli col tecnico dei pneumatici e dice no, lo metta a 2. Quei due decimi di atmosfera di differenza sono appunto quelli che ti danno meno comfort, ma ti consentono di far durare un po' di più il pneumatico. Sono i piccoli segreti, direi, della serie. Ti pare, Eugenio, tu che segui anche la produzione? Perché appunto sul pneumatico di serie, proprio questi giorni, spero di non fare della pubblicità, è stato presentato un pneumatico di una casa italiana che consente un notevole risparmio di carburante, e tecnicamente è stato visto che con la situazione attuale della trazione anteriore che sta dilagando su tutte le macchine di serie, il pneumatico incide di circa il 25% sul rendimento di una vettura, quindi su un 25% questa casa ha potuto ottenere un pneumatico che consente risparmi del 6-7%, che poi questa casa è la Pirelli con il suo P8, che è un pneumatico che sta per entrare in commercializzazione. Quindi l'influenza dei pneumatici, come dicevi giustamente te, è fondamentale anche nella produzione di serie, proprio perché oggi se nelle corse in Formula 1 incide al 40% il fattore pneumatico, sulle vetture di serie siamo già a livelli del 20-25%. E mentre vedete che intanto si stanno preparando pneumatici, Tony, dici ancora una cosa: quanto tempo ci vuole per completare una gomma, cioè per montarla sul cerchio, per gonfiarla e per consegnarla, diciamo, ai tecnici? Normalmente ci vogliono 4-5 minuti il massimo, bilanciata, tutto preparata per montarla, ma noi abbiamo i ragazzi bravi, avevamo, che ci hanno messo anche 3 minuti. Formidabile. Senti, e allora ormai stiamo arrivando al momento clou, siamo all'antevigilia, vediamo un particolare interessante. Ecco, Eugenio, ti secca di prendere in mano questo mezzo cerchio, facciamo vedere anche questo, un fatto curioso. Possiamo lasciare le immagini e passare dal cerchione che abbiamo visto lì a un cerchione in studio. Ecco, Eugenio,
questo vedete, ci siamo fatti sezionare dalla Speedline un cerchione di quelli che vengono montati sulle vetture italiane per far vedere com'è caratteristico. Vuoi dire qualche cosa? Tra l'altro è un cerchione, se non sbaglio, in due pezzi. Sì, che questo pesa è un cerchione a tre pezzi, sì. Ecco, gli spiego. Qui tieni in braccio, sì, come un bambino. Sì, proprio così, affettuosamente, all'attimo. Esatto, qui viene la gomma conviata, si tiene qui la gomma tubeless che non perde aria, poi questi bolloni qui, non so se si vedono bene, questi bolloni qui sono per una sicurezza in caso di foratura, qualcosa che la gomma per fissare la gomma perché non si muova se però si tiene su questo e la gomma è senza camera d'aria, cioè questa parte qui dell'interno non c'è camera d'aria, e come tante gomme da vetture normale, oggi non si usano più camera d'aria, ecco. Ho capito. E allora io direi rullo di tamburi e andiamo al clou. Tagliamo il pneumatico, facciamo vedere quello che non ci vogliono far vedere le case. Eugenio, vuoi partecipare all'operazione in veste di anestesista? Ecco. Tony è preparatissimo. Sì. Tony è preparatissimo. Ci vuole un po' di tempo. Ecco, mentre Tony taglia, tu tieni il microfono così possiamo commentare insieme. Sentiamo anche il rumore, magari. Questo è la mescola della gomma, cioè la gomma che noi, che ci sono varie mescole, non so se si vede. Mettiamolo più in favore della camera, fai ruotare leggermente la gomma. Ecco, questa è una gomma già diciamo al 50% è stata usata e non c'è molto gomma, come vedete, perché le costruiscono soltanto per finire una gara. Ecco, quant'è, scusa, di solito il pneumatico di serie ha 9 mm, no, di profondità, sì, 9, di battistrada. Sì, 9, che poi si usa sempre soltanto i 6, che gli ultimi 3, diciamo, non si usano in caso di... Diciamolo a quelli che vogliono girare quei battistrada lisci, per questione di prudenza. Sì, gli ultimi 3 mm non si usano. Ecco, queste sono le varie mescole, molte fabbriche di pneumatici adesso mettono anche le mescole, non so, di pente, diciamo 3-4 cm o 5 cm una mescola, poi un'altra mescola, poi un'altra mescola, dipende i tipi di circuiti, perché durata, perché ecco. Tenuta, insomma. Ma la carcassa tu non riesci a farcela vedere, cioè come sono le tele incrociate, è difficile perché non si può vedere, si dovrebbe sfogliare, sì, ecco. Quanti fogli sono complessivamente? Normalmente sono 4, ma ci abbiamo provato anche una. Anche una sola? Sì, per Bacco. Benissimo. Allora, grazie Eugenio, grazie Tony, ci avete detto tutti i segreti di quello che sarà uno dei motivi clou della gara di domani, che naturalmente vi raccomandiamo di seguire con attenzione nella nostra diretta. Oggi in queste 2 ore e un quarto di trasmissione crediamo di poter dire sono stati all'altezza della situazione. L'appuntamento è per domani alle 15. La novità, la ripeto, l'ho annunciata ieri in inizio di trasmissione, è la seguente. Per la prima volta il circuito di Monza sarà collegato in diretta in 20 paesi europei, europei e americani, in differita in altri 15 paesi e poi il tape sarà inviato a un'altra decina. Quasi 40 paesi vedranno il Gran Premio di Monza di domani.